No, vado con gli occhiali. E mentre continuano i cambi, ricordo che Santa Maria Maddalena sarà all'arrivo, ci sarà anche e c'è già Mario Brusco che dà i ragguagli sulla manifestazione, e ci saranno anche le strategie per tutti gli atleti che... L'importante è partecipare. Esatto. Infatti non dovevo riscaldati che sta arrivando presto, riscaldati un po', guarda che sta registrando tutto qua, non facciamo vedere su dove? Delle stesse? No, sulla canale 5 canale, no, ho mica prendermi prendi lei perché sennò va a operare tutti, siamo utili, quello che è partito dopo di lui ha preso anche tu, no, è l'ultimo, questo è l'ultimo. No, no, ho recuperato un pezzo. Chi era? Questo perché c'è l'ambulanza, proprio così, sì, la scuola, ci poteva far caricare un altro, vai a prendere lì, dai. Non dico quello che è partito, c'è dopo di sé, recuperato il pezzo. Allegando più lungo. Può essere, comunque. Vai, recupera. Avete già preso qui? Ottimo. Il pettorale numero 1 in testa? Sono insieme, numero 1 e numero 4. Avete passato Gaiba? Non ancora, stiamo arrivando adesso. Bene, grazie. Roberto!
Torno. Torno. Secondo te quanto tempo hanno ancora per arrivare alla tenda? Circa un quarto d'ora, occhi e croce. Noi abbiamo raggiunto il quarto, Brandolese Roris della Salpus. Era in testa a Piccarolo e qui che sta camminando, poi ha detto. Alberto Pelloni sta transitando ora davanti a Villa Camerini. Cavalcata solitaria, il secondo purtroppo ha ceduto, forse ha voluto mantenere il suo. Sull'argine c'è un forte vento che rallenta l'andatura degli atleti, ma Alberto è un atleta di grande esperienza, vincitore della maratona di Ferrara, e si sta avvicinando al campanile di Spienta. Alberto Pelloni, Fernando Rinaldi. Ho preso il tempo io della partita. Dopo mi segno le tempo e le comunico io per sé. Se no, sono problemi. E mentre siamo agitati dalle campane del campanile del paese che ci ospita, niente, un ringraziamento di nuovo per. Sono adoperati per. E la numero 14 ce l'ha fatta il gruppo Valdapone De Megni, anche se il distacco ormai di 6 minuti. Sta partendo il staffettista numero 14. C'è un cambiamento, Loris Brandolese, staffetta numero 9 della Salcus. 8, pardon, staffetta numero 8 della Salcus. Al cambio, staffetta numero 8. Passaggio dell'ultimo.